Andiamo avanti ancora con il nostro giro per conoscere queste meravigliose aziende. Siamo alla Cribis con una funzionaria, naturalmente, che è Erminia Sparacio. Allora, che cosa, quali sono le attività della Cribis? Cribis da sempre è l'azienda leader mondiale dell'informazione commerciale e serve per dare controllo del credito a 360 gradi. Ormai servizi divenuti indispensabili per una sana e corretta gestione, ma soprattutto una sana e corretta crescita aziendale, perché senza un controllo oggi non è possibile, insomma, andare avanti. Per cui l'assistenza che noi forniamo all'azienda è proprio quella di dare tutte le possibilità di controllo, ma soprattutto di crescita sotto tutti gli aspetti, quindi sia da un punto di vista commerciale che da un punto di vista creditizio anche nel recupero. Però devo dire che oggi CRIF, quindi Cribis, ha intrapreso invece il percorso anche della sostenibilità, dove diamo la possibilità alle nostre aziende di verificare la sostenibilità della loro azienda, quindi a che punto sono, e soprattutto fornire gli elementi indispensabili per migliorare questo loro percorso. In questo devo dire che, insomma, insieme al collega stiamo portando questa attività nelle aziende, che stanno rispondendo molto bene. Devo dire che la Sicilia ha risposto in maniera molto positiva anche alla compilazione dei questionari che noi abbiamo messo in piedi e che Cribis ha messo a disposizione delle aziende, e quindi stiamo fornendo un servizio che si vedrà nel tempo, proprio relativo alla sostenibilità, che ormai diverrà la parola d'ordine, insomma, delle aziende. Sempre alla Cribis con un altro funzionario, e come già accennato parliamo di sostenibilità, credo che sia il mood più importante per le aziende. Sì, la sostenibilità oggi è una parola molto presente, la troviamo ovunque, sia diciamo all'interno dell'abito aziendale, di cui bisogna comprendere che le aziende ne sono protagonisti, ma anche, diciamo, come senso civico. È inevitabile che i cambiamenti climatici del nostro pianeta sono diciamo alla vista di tutti, e quindi bisogna avere la consapevolezza che le imprese oggi hanno un ruolo determinante nel processo di sviluppo sostenibile. Noi con Cribis, col gruppo CRIF in generale, da anni già lavoriamo a diciamo, permettere alle aziende, a consentire alle aziende di autovalutarsi e di rendersi prima di tutto trasparenti per un processo di sostenibilità. Il primo passo da fare, che noi consigliamo, è certamente la trasparenza. Sulla scorta di quello siamo in grado di consigliare quelli che sono i passi da dover compiere per le imprese per migliorare le loro performance in termini di sostenibilità. La parola è ripetuta, ma è un macro concetto che deve essere ancora sviluppato, che deve essere esploso, e noi ci troviamo qui in una fiera dell'agroalimentare per quello che è determinante anche un concetto di filiera di sostenibilità. Non possiamo dare un prodotto a un consumatore realmente sostenibile se non stiamo monitorando la nostra supply chain, quella che è la filiera dei fornitori.